Faccio parte di una scuola di psicosomatica che ha due pilastri fondamentali. Il primo pilastro parte dal presupposto che l'essere umano non è fatto soltanto di fisico, corpo e mente, ma viene visto come una unità di corpo, anima e spirito. C'è quindi questa visione tripartita dell'essere umano e accanto al fisico abbiamo anche una dimensione metafisica, vale a dire, dato che parliamo di psicosomatica, che anche ogni nostro quadro clinico, in fin dei conti, ha una valenza metafisica. Il secondo pilastro di questa psicosomatica integrale è che poniamo accanto alla visione scientifica una visione filosofica e spirituale della vita in generale e della malattia in particolare. Questa visione filosofica, che è alla base di questo nostro approccio, è la filosofia ermetica, una filosofia molto antica, una filosofia suprema che ci insegna che esistono sette leggi universali e che l'essere umano è inserito in un contesto non solo terreno, ma anche cosmico. Nessun sintomo fisico, nessuna malattia, nessuna circostanza esteriore è mai una colpa. Questo è molto importante. Non è mai un difetto, ma è sempre una possibilità materiale che l'anima usa per farci venire in contatto con quella tematica che diversamente ancora non potremmo toccare in modo tangibile, non potremmo nemmeno percepire perché appunto contenuto dell'inconscio. Vale a dire che la malattia è un contenuto animico inconscio manifestatosi a livello della materia corpo. La guarigione è il processo inverso, è comprendere il significato più profondo del sintomo, il linguaggio del sintomo attraverso una elaborazione per riuscire a liberare il corpo dalla manifestazione fisica e vivere quindi il contenuto ad un livello più redento, più riscattato. Per questa elaborazione, per comprendere il quadro clinico, abbiamo bisogno di una chiave. E qui entrano in gioco gli archetipi astrologici, lo zodiaco, con i 12 segni zodiacali.